Sindaco, partiamo subito da una dichiarazione, da un invito che ha fatto ai sindaci proprio il presidente dell'ANCI De Caro. De Caro in qualche modo dice che i sindaci devono proporsi come imprenditori della crescita e dello sviluppo dei loro sistemi territoriali. Si ritrova con questo invito di De Caro? Assolutamente, condivido la riflessione e colgo l'invito del presidente Antonio De Caro, perché chi meglio del sindaco conosce quelle che sono le caratteristiche, i punti di forza, anche i punti deboli del proprio territorio, delle proprie comunità. Il sindaco deve essere effettivamente l'imprenditore della comunità che con lungimiranza prepara dei progetti per far sì che questi soldi che comunque arriveranno nei nostri territori vengano ben investiti e possano fare da effetto leva per generare una crescita importante delle nostre comunità. Next Generation City e Grande Treviso, ecco il ruolo di queste due grandi sfide che vi siete dati nella trasformazione digitale e in quella che è anche la transizione ecologica, Sindaco. Sì, la verità è che fino ad oggi i sindaci sono stati spettatori di un dibattito nazionale che vedeva grandi discussioni per capire come investire questa grande opportunità del Recovery Plan Next Generation. Noi invece, come sindaci del Veneto, abbiamo voluto concentrarci poi sulla seconda fase, quella di far atterrare nei nostri territori queste risorse che, ripeto, possono essere davvero tante e saranno sicuramente delle opportunità. Noi come Treviso abbiamo istituito fin da subito proprio l'assessorato alle Next Generation, che affiancato ad un ufficio Europa molto efficiente, che sta portando dei risultati davvero importanti per quanto riguarda il reperimento dei fondi, oggi si stanno concentrando su quelle progettualità che un domani potrebbero e quasi sicuramente verranno finanziate appunto con le Next Generation. Siamo sul pezzo da questo punto di vista, abbiamo bene impresso qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere e soprattutto qual è la città del futuro che noi sogniamo. Quindi una città che sappia stare al passo con i tempi, che sia digitalizzata, che sappia mantenere ben saldo il rapporto con le proprie radici, ma sia proiettata verso un futuro e punti sui giovani. Mai come in questo momento abbiamo visto, Sindaco, soffrire anche le partite IVA, i sistemi imprenditoriali. Ecco, in che modo cercherete un dialogo con l'intrapresa, non solo quella già consolidata, ma anche quella giovane, no? Anche in chiave appunto formativa. In che modo cercherete di stimolare il territorio perché consolidi la propria capacità di intraprendere e magari la rilanci pure? Come amministratori dobbiamo gettare le basi per l'imprenditore, creare l'opportunità, creare un percorso formativo e creare sinergie tra istituzioni e privati. Credo che ci siano delle grandi opportunità, soprattutto per i giovani. Noi stiamo lavorando per consegnare a loro degli spazi dove poter cominciare delle attività imprenditoriali. Stiamo gettando delle basi economiche per sostenere l'economia che vuole investire, non che vuole sopravvivere, e quindi stiamo di fatto gettando le fondamenta per un rilancio economico e sociale della nostra città. Sindaco, cosa chiedete come sindaci al governo? Ecco, intanto vi sentite ascoltati e credete nel fatto che avrete davvero un ruolo attivo e che questo ruolo debba essere davvero centrale in quelli che saranno i prossimi giorni di lavoro? Ma noi molto semplicemente al governo chiediamo di avere la nostra sensibilità. La nostra sensibilità è data proprio dal contatto costante, quotidiano, con quelle che sono le esigenze della comunità. Ecco, chiediamo semplicemente di essere ascoltati, perché mettono al centro delle loro politiche esclusivamente la persona e la comunità. Ecco, noi chiediamo semplicemente al governo che ci sia questa sensibilità e offriamo loro la soluzione. Basta ascoltare le proposte che arrivano dai sindaci, perché i sindaci sono abituati a spendere poco ma a spendere bene e ad investire tanto sul futuro.